Bene. No, risparmiate gli applausi perché non devono essere per me. Anzi, cominciamo subito davvero con questo grande evento organizzato in concomitanza della mostra Marina Abramović The Cleaner, un percorso straordinario, 50 anni di carriera di uno dei personaggi più iconici del XX e XXI secolo. Certamente per fare questi eventi ci vuole tanto aiuto e tanto supporto, e ringrazio tutti i nostri soci, i nostri partner, le istituzioni che ci sostengono, perché davvero questi risultati si ottengono con un lavoro di squadra. E naturalmente ringrazio Cristiano Chiariotti, il soprintendente, che è il padrone di casa oggi e che ci ha dato la possibilità di ospitare un'artista immensa in questo grandissimo teatro. Era lo spazio più grande e più bello anche che potevamo trovare a Firenze per questo evento. Naturalmente non siete venuti qui per me, ma per Marina. Marina però ha chiesto, prima del suo ingresso, che voi vi accomodiate e vediate un piccolo video che prego la regia di mandare. A subito. My relation to Brazil started so long ago. I went to the mines just to looking for ideas. I actually want minerals to tell me what to do. When I ask miners if I could just sit on the chair deep in the mines or lie in the bed and let me alone there for a long period of time until I wait for an idea, they think I was completely crazy. When I told them that I got an idea to make shoes out of amethyst, huge minerals weighing 70 kilos, they could not believe. How can I walk in these shoes? They asked. I was telling them, but these shoes are not for walking. These shoes are for mental departure. I don't think we need art in nature. Nature is so perfect already, without us. We need art in the cities. We need art in the cities which human beings don't have any time. In the cities they are polluted. In the cities they have too much noise. We have to take experience from nature and transmit it into the cities. I always believe that the function of art is a function of bridge. To bridge different people from different social backgrounds. Different religious beliefs. Different races. Thank you.
but it's also about communication between physical world and the spiritual world. Or just simply between two human beings. I think this trip was very important to me. Not just to get new ideas, but also to open my mind into something different. After I come back, somehow the puzzle came together in a very clear and bright image. I understood that I have to give tools to the public to experience their own self. I have to just blend in. I have to be like a conductor. Because I'm always performing in the front of the public. I'm engaging with the public. The public is my mirror. And I'm the mirror of the public too. Everybody have trauma. Everybody have loneliness. Everybody have fear of death. Everybody have pain. I'm giving part of myself, and they give me part of themselves. The only way they can understand in much profound level what performance is they make their own personal journey. I am removing myself completely from the public. Public is the work. In the front of me is a cave. And I'm going to explore. Signori, un applauso. Bene, benvenuta Marina. Stiamo aspettando la traduttrice. Grazie. Perché non vorrei. Ecco. Grazie. Questo video era così rilassante che quasi non ho voglia di cominciare. Bene, hai visto che benvenuto? Insomma, questi giorni a Firenze sono stati piuttosto emozionanti, devo dire. La mostra è già gremita, la gente entusiasta e tutte queste persone che sono corse qui da tutta Italia per sentirti parlare. Hai detto tante volte che l'Italia è una tua seconda patria. E noi, diciamo, siamo Palazzo Strozzi, siamo molto fieri di avere così, di averti reso questo omaggio, ma che più che un omaggio è un tributo, perché in 50 anni di carriera
alcuni dei tuoi lavori più importanti sono stati fatti proprio qui in Italia, ed era una cosa che prima o poi si doveva fare, dedicarti una grande, completa retrospettiva. Ci vuoi parlare un po' quindi del tuo rapporto con l'Italia e dirci qualcosa di questa tua nuova avventura qui da noi a Firenze? My relation to Italy starts so long ago. I remember I was 14 years old and my mother brought me to First Venice Biennale, and I came with a very big large suitcase where I was dragging around, and we arrived to Central Station in Venice and we stood out and I started crying. And my mother really nervous, I said, what is this bullshit? Why are you crying? I said, it's so beautiful. The melancholy of Venice, it was touching my heart. This was my first impression. Il mio rapporto con l'Italia inizia molto tempo fa. Avevo 14 anni quando mia madre mi ha portata alla Biennale. Mi ricordo che mi trascinavo dietro una grossa valigia. Siamo arrivate alla stazione centrale, siamo uscite e io mi sono fermato e ho iniziato a piangere. Mia madre mi ha detto, cosa sono queste storie? Perché piangi? E io ho detto, perché è così bella. La malinconia di Venezia mi aveva toccato il cuore. I came from the, you know, communism, socialism, from Belgrade, and everything was so different. You know, we didn't have the beauty of Italy, and you know, it's, I remember the walls of my house was always painted in some kind of like light, almost dirty green, and the light is gray, so everybody looked like liver sick, and we never really looked happy there. Noi vivevamo a Belgrado, era il periodo del comunismo, del socialismo, e non avevamo di certo le bellezze dell'Italia. Anche le pareti di casa e delle case erano spesso dipinte di un verde sporco, di un grigio chiaro. Sembrava che tutti avessero una faccia da malati di fegato. And so, when I was 23, I was first invited to do my first show in Italy. So my career as an artist started in Italy. And this was, you know, Milano and Bologna and Firenze and Naples and all these places. So the really, my memory of Italy is very much connected to the, my early career. A 23 anni sono stata invitata a fare la prima mostra in Italia, la prima performance, e sono passata a Milano, a Bologna, a Firenze, a Napoli. Quindi questi, i ricordi che ho di quegli anni sono molto legati all'inizio della mia carriera. I feel personally that after 50 years of my career, I actually own something to Italy, and this show to me is the gift. Dopo 50 anni di carriera sento davvero di dover qualcosa all'Italia, e questa mostra che sto facendo è il mio dono. Grazie Marina. Beh, dall'Italia passiamo a Firenze. Dicevo, dall'Italia passiamo a Firenze, cominciamo a parlare di un argomento che, visto il luogo che ci troviamo, penso che abbia particolarmente senso, ovvero cominciamo a parlare un po' di teatro. Una delle tue prime così, esperienze col teatro comincia proprio a Villa Romana, qui a Firenze, con la pièce Fragilissimo. Prego la regia di mettere la diapositiva. Dunque, ecco, era l'85, quindi questo progetto, un progetto poi non realizzato, comprendeva una sorta di racconto autobiografico, quindi della tua vita, vista da tre punti diversi, punti di vista differenti, quelli di un padre, quelli di un amante, no? You know, at that time there were three artists with me, was invited to the Villa Florence in Firenze, and we was actually doing work in progress. We was working on something which was later on become my theater piece called The Biography. There was Michel Laub, there was Edmondo Zanolini and Ulay, and there was the idea how these three people have three different relations to me, one as a sister, one as a mother, and one as a lover. And this was investigating this, and later on became Biography, the theater piece, who finally, you know, was concluded with Bob Wilson, which he made work on Life and Death of Marina Abramović. Quando ero a Firenze, qui a Villa Romana, lavoravo con altri tre artisti su questa pièce che è diventato poi un work in progress. Erano Edmondo Zanolini, di cui ero la madre, Michel Laub, la sorella, e Ulay, di cui ero l'amante.
E questo è stato il lavoro da cui poi si è evoluto il lavoro teatrale successivo, The Biography, che poi è stata ulteriormente rielaborata insieme a Bob Wilson, è diventato Life and Death of Marina Abramović. Sì, esattamente, è importante questo lavoro per questo, perché in un certo senso fai la pace col teatro. Prima di allora, da performer un po' estrema, qual eri, odiavi il teatro perché aveva le prove, perché appunto il sangue era finto, si poteva ripetere, invece la performance era hic et nunc, una volta sola, senza prove. This is totally true. In the beginning of 70s, theater was huge enemy, and it's very funny that we are here right now in the opera having this conversation, which is another also the type of theater. È vero, negli anni 70 avevo proprio questo rapporto con il teatro, ero contro, ed è particolare quindi ritrovarmi qui a parlare di questo in un teatro, anche se è un teatro diverso, un teatro per l'opera. So, when you wanted to really find a way, your own way of doing things, and performance was such a new, you know, form of art, you have to hate everything else. It's like almost like you have to hate the parents in order to grow up as a young kid. You have to create your own style, your own identity. Quando bisogna trovare la propria strada, e la performance era una forma d'arte molto nuova, in un certo senso bisogna odiare tutto il resto. È come quando i figli si oppongono ai genitori, si oppongono proprio per trovare la loro via. For me, theater was fake. You're sitting in the dark, you have to rehearse on the stage, you have to play somebody else which is not you, the blood is ketchup and knife is not real knife. Per me il teatro era tutto falso, bisogna fare le prove, si usano degli strumenti di scena, il sangue è ketchup, il coltello non è un coltello. Much later, when I really established my form of art performance, and much later, after many, many years, I absolutely start respecting theater and accepting it as a form of art. Molti anni dopo, quando la performance è diventata una forma d'arte molto accettata e io mi sono affermata in questo settore, allora ho cominciato davvero a poter accettare e rispettare il teatro come forma d'arte. Working with Willem Dafoe, who played in that time in a theater piece, my father, my lover, the Joker, the crazy general, and so many different roles in the same time, I understood that actually when you really can go into the role deeply as he can, actually become truth. E lavorando con Willem Dafoe, che ha interpretato moltissimi ruoli che erano associati a me, è stato mio padre, il mio amante, è stato il Joker, mi sono resa conto che se ci si scala veramente a fondo in un ruolo, quello che si esprime è verità. Bene, abbiamo visto questa bella slide, no, di Marina nella pièce celeberrima diretta da Bob Wilson, La vita e la morte di Marina Abramović nel 2011, che è un po' l'apice, no, della tua esperienza teatrale finora, perché in effetti non è finita qui. Però vorrei, sempre stando ancora un attimo su questa pièce, vedere la prossima slide, per favore, che è piuttosto interessante. Ecco, e legarla un po' a... Can I talk about this piece? Sì, prego, especially comincia, this. Let's leave this image for some time. You know, working with Bob Wilson was such an amazing experience because he's such a great theater director and invented a really new language in the theater. So I say to him, I come and say, I would like to completely give entire control of my life to you. E è stata un'esperienza straordinaria lavorare con Bob Wilson, che è un grande regista e ha sviluppato un nuovo linguaggio nel teatro. E io, parlandogli, gli ho detto, vorrei che tu avessi l'intero controllo della mia vita, la metto nelle tue mani. In that way, my life could look completely different to me from the view of somebody else. In questo modo avrei avuto una prospettiva totalmente diversa sulla mia vita, vista dagli occhi di qualcun altro. If you're an artist, that's not easy, as I say, because you have to deal with your own ego. You have to learn to give up. Come artista non è facile, perché è facile essere attaccati al proprio ego, invece bisogna lasciarlo andare. So I give him all the material I can imagine about my work, my life, stories about my childhood and everything else. He looked and he said, I don't care about your art. Everybody knows what you do. But let's actually take the tragic stories from you, from your childhood, and we make something really, really funny. E
E lui, allora, lavorando con lui, gli ho dato tutto il materiale che riguardava il mio lavoro, la mia vita, l'infanzia, e lui mi ha detto: senti, della tua arte in realtà non mi interessa tanto, perché quella la conoscono tutti, prendiamo invece la storia veramente tragica della tua infanzia e facciamone qualcosa di davvero divertente. And he said that the most kitschy things you can imagine is tragic things to look tragic. You can't, you have to take tragic, but you have to turn into laughter. E per questo lui ha fatto molte cose che possono sembrare anche kitsch, ma perché la sua idea è questa: prendere qualcosa che è tragico e riuscire a trasformarlo in una risata. I understood this in a really deep level, because when I had the chance to speak to His Holiness Dalai Lama, he always start his talk first with a joke. And he said, with a joke you open the heart, and then you can tell the terrible truth, and it really goes deep down. E questa è una cosa che mi ha colpito a un livello molto molto profondo, perché avevo già sentito dire il Dalai Lama una cosa simile, che quando si inizia a parlare con qualcuno è bene raccontare una storiella, una barzelletta, perché questo è un modo per aprire il cuore di chi ascolta, e dopo si può parlare delle cose molto più difficili, delle verità terribili. So during the rehearsals we staged really the very painful things for me, and I was crying through the entire rehearsal. I was crying, and one day he came to me and he said, what is this nonsense crying? You're not supposed to cry, public have to cry. E mi ricordo che durante le prove si mettevano in scena molte cose veramente dolorose della mia vita, e io non facevo che piangere durante le prove. Allora Bob Wilson è venuto da me e mi ha detto: ma che cos'è che stai a piangere? Non devi piangere tu, devi piangere il pubblico. This theater piece completely cured me from the tragedy. E questa pièce teatrale mi ha veramente guarita dalla tragedia. The beginning of the work was my funeral. It actually, he staged the entire funeral with three coffins and three marinas, and I was in the middle. And before we actually, the public even start coming, I have to be in the coffin at least for 40 minutes. And then during the work, the public coming in and the theater start. E all'inizio, ad esempio, si mette in scena proprio il mio funerale con tre bare e tre diverse marine, e ci devo stare anch'io dentro, e prima che addirittura che arrivi il pubblico ci devo stare una quarantina di minuti, e poi fanno entrare gli spettatori. Great exercise. You have plenty of time to think who is going to be on the reel from funeral and how is going to be reaction. È un bellissimo esercizio, perché così hai tutto il tempo di pensare a come sarà il tuo funerale, come lo vuoi orchestrare e quale sarà la reazione. Bene, restiamo sulla morte e il teatro, che credo che sia un tema che ti affascina molto, visto che sono circa 30 anni quasi che lavori a un progetto straordinario che ci lega molto a questo luogo, ovvero performare le sette morti delle dive, un lavoro anche in omaggio a Maria Callas, che è un po' un tuo eroe. Vuoi raccontarci qualcosa di questo progetto? From Seven Deaths? Yeah. This is my project that I am very enthusiastic about. So, some ideas takes long, long time to actually become, realized. Questo è un progetto di cui sono veramente entusiasta. Ci sono delle idee che richiedono molto tempo per realizzarsi. I had the idea literally 32 years ago. E l'idea mi è venuta 32 anni fa. And the idea changed so many different forms. The one idea was to actually create seven movies and give to seven different directors to actually stage the last part of the opera, dying scene. Dying. In every opera somebody die on the end. Questa idea appunto ha cambiato forma più volte. Avevo pensato in realtà di fare sette diversi film con sette registi diversi, concentrandosi proprio sulla morte, sul momento finale dell'opera. Finally I give up this idea because it was impossible to get seven directors that I want in the same house doing that work. So I have to kind of downsize my idea without compromising too much. Purtroppo non è stato realizzabile, perché è stato praticamente impossibile trovare sette registi con cui volessi lavorare e metterli insieme per questo progetto, per cui ho dovuto un po' ridurne la portata senza però rinunciare all'idea fondamentale. I've always been fascinated about Maria Callas.
Maria Callas for me have charisma, have the incredible stage presence, and she's such a huge personality being in my life. E sono sempre stata affascinata dal Maria Callas per il suo carisma, per la sua presenza scenica, e sempre ha avuto un ruolo importante nella mia vita. She said something so important. She said, when I come on the stage, I have to make sure that one side of my brain is in complete control and other side loose and free. And if I can make this balance, then I know performance will be okay. E mi ricordo che lei diceva che quando arrivava sulla scena voleva che una parte del suo cervello fosse perfettamente in controllo di quello che stava succedendo e di quello che stava facendo, mentre l'altra voleva che fosse totalmente libera, e diceva: se riesco a ottenere questo equilibrio, so che tutto sarà perfetto. But even that kind of strong, incredible personality have actually weakness, and weakness was this idiot Onassis. Ma come tutte le personalità forti, anche lei aveva le sue debolezze, e una è stata quell'idiota di Onassis. She ritually died from broken heart. Perché lei è morta letteralmente di crepacuore. So I was so interesting, you know, because in my own life I almost died from broken heart, but fortunately definitely not anymore. E quindi mi sono molto interessata a questo, perché anche nella mia vita ho rischiato di morire di crepacuore, ma fortunatamente non è così, non più. So, the story of seven deaths, that in every opera women die for different reasons, for the country, for sacrifice, for love. Quindi l'idea di seven deaths, sette morti, è che nell'opera le protagoniste muoiono sempre per motivi diversi, per il proprio paese, per l'amore o per altro. So the entire actually opera is going to be consist of seven ways of dying: strangulation, suffocation, harakiri, jump, burn life, and tuberculosis. E quindi questa seven deaths sarà concentrato su diversi tipi, sette tipi diversi di morte di queste protagoniste: per strangolamento, soffocamento, karakiri, per il fuoco o per la tisi. The opera is going to premiere on the 22nd of April 2020, which is for me tomorrow, and it's going to be in seven opera house, and I hope will come to Firenze too. E sarà... Bene, Cristiano, hai sentito, eh? Sarà in prima il 27 aprile del 2020 e girerà per sette diversi teatri dell'opera, e spero che possa venire a Firenze. And it's only one more thing to say, that, you know, I'm going to be killed seven times, always by the one person, because in the mind of Callas is Onassis who killed her over and over again. So in my case, William Dafoe is going to kill me over and over again. Quindi verrò uccisa sette volte, ma sempre per mano di una sola persona, perché nel caso della Callas è stato Onassis e nel mio caso sarà Willem Dafoe. Beh, certo, tra l'altro questo tema, diciamo che oggi è tristemente attuale, visto la violenza sulle donne che diventa un argomento purtroppo sempre più... I just want to say that we are actually not talking about Shaw in Palazzo Strozzi, because it's just here, so you're going to see it anyway. So we're talking about other things that are not part of the show. Sicuramente. Non stiamo parlando della mostra, perché appunto la mostra a Palazzo Strozzi avrete la possibilità di vederla, quindi siamo in questo posto particolare, per questo parliamo di altre cose. Finiamo di parlare di morte ricordando il tuo manifesto, perché tu in effetti nel tuo manifesto d'artista, quindi un'opera che così sono le regole che un artista deve seguire, insomma, parli appunto del questo programmarsi il suo funerale e saper morire bene. Quindi è questo tuo legame con la morte parte da molto lontano. Stiamo sul tuo manifesto d'artista, tutte queste regole. Negli anni direi che ne hai infrante almeno un paio. In particolare, l'artista dovrebbe evitare di innamorarsi di un altro artista. Questo l'hai infranta un paio di volte almeno. I mean, nobody's perfect.
Nessuno è perfetto. Allora io così malignamente. Wait, just to add something. Right now I'm in love with somebody who definitely is not artist. Attualmente sono molto innamorata di una persona che assolutamente non è artista. Ha molte altre qualità, Todd, comunque, bene, che ringrazio. Ho qui un po' del tuo manifesto, vuoi darci un'occhiata, parlarci un po' di queste regole, quelle che preferisci o quelle che ormai sono un po' datate per te? Beh, io parlo italiano con molti errori, adesso cominciamo... Adesso leggo in italiano, wow. Oddio. Ok. Come l'artista deve conduire la sua vita? L'artista non dovrebbe mentire a se stesso o ad altri. L'artista non dovrebbe rubare idee di altri artisti. L'artista non dovrebbe cedere e compromessi con se stesso per il mercato dell'arte. L'artista non dovrebbe uccidere un altro uomo. L'artista non dovrebbe fare di stesso un idolo. La vita sentimentale di un artista. L'artista dovrebbe evitare di innamorarsi da un altro artista. Scusa. L'artista è l'erotismo. L'artista dovrebbe sviluppare un punto di vista erotico sul mondo. L'artista dovrebbe essere erotico. L'artista ha la sofferenza. L'artista dovrebbe soffrire. Dalla sofferenza scaturiscono lavori migliori. La sofferenza porta trasformazione. Attraverso la sofferenza l'artista trascende il proprio spirito. L'artista è la depressione. L'artista non dovrebbe essere depresso. La depressione è una malattia e dovrebbe essere curata. La depressione è improduttiva per l'artista. L'artista è il suicidio. Il suicidio è un crimine contro la vita. L'artista non dovrebbe suicidarsi. L'artista è l'ispirazione. L'artista dovrebbe guardarsi dentro il cerca di ispirazione. Più l'artista guarda dentro di sé, più diventa universale. L'artista è universo. L'artista è l'autocontrollo. L'artista non dovrebbe avere autocontrollo sulla sua vita. L'artista dovrebbe avere totale autocontrollo sul suo lavoro. L'artista è la trasparenza. L'artista dovrebbe dare e ricevere insieme. La trasparenza è ricezione. La trasparenza è dare. La trasparenza è ricevere. God, I did it. Yeah. Grazie Marina per il tuo sforzo di parlare la nostra lingua, molto bene tra l'altro. Tutte queste regole, beh, direi che ne hai infrante poche in 40 anni di carriera, possiamo dirlo, sei stata bravissima. Le regole, la disciplina, il controllo sono le caratteristiche che ti veramente contraddistinguono te e il tuo lavoro, al punto da sviluppare poi negli anni un vero e proprio metodo
prego, se vogliamo far partire una diapositiva, un metodo che diventa un laboratorio per comunicare agli altri quelli che sono i tuoi valori di artista performativa e quindi di fatto realizzare quella che nella performance art è stata una vera e propria rivoluzione, ovvero ripetere le performance facendole fare ad altri, ad altri performer, ad altri artisti. Qua ti vediamo in compagnia di un altro tipo di performer, Lady Gaga, che è stata una delle star che ha voluto imparare da te e dal tuo metodo. Ci vuoi parlare un po' del tuo metodo, Marina? Nessuno ha riconosciuto Lady Gaga così. Perché tu la fai scomparire, because no? Because I bought the track suit for her from the tractors, only $12.99. Nessuno l'ha riconosciuto perché le ho fatto mettere questa tuta che è veramente da lavoro, da trattore. $12.95. $12.95. You know, I've been so much criticized. They say, oh my God, now she got so famous, now she's hanging with all the stars, you know, she's sold out, it doesn't work. I really have a lot to do to explain my position about this. E sono stata molto criticata per questo, perché mi hanno detto che ora non faccio che lavorare con le star, eccetera. E devo fare davvero molto lavoro per spiegare la mia posizione su questo. I have to defend this position. E la voglio difendere, la devo difendere questa posizione. When I did Artists Present in MoMA, I didn't know Lady Gaga. She came to see my work, but she didn't sit with me. Quando ho fatto Artists Present al MoMA, non conoscevo Lady Gaga. Lei è venuta a vedere quel lavoro, però non si è seduta davanti a me. But it was social media that everybody was tweeting that she's in museum. So the old kids, aged 12 to 35, ran to the museum to see Lady Gaga. Però il fatto che lei fosse nel museo ha attratto molta attenzione dei social media, tutti twittavano che lei era lì. Per cui a quel punto un gruppo di giovani di un'età da 12 a 25 anni hanno cominciato anche loro a venire. Lady Gaga had 45 million followers. Lady Gaga ha 45 milioni di follower. Artists never have such numbers. E gli artisti mai hanno un numero così. Okay. So now Lady Gaga left and kids stayed in the museum. A un certo punto Lady Gaga se n'è andata, però i ragazzi sono rimasti al museo. They saw my performance, they went to sixth floor to see exhibition and they start get interested. Sono rimasti a guardare la mia performance, hanno visitato le mostre del museo e hanno cominciato a interessarsi. 3 months later, Lady Gaga came to me and asked if I can teach her Abramovich method and get the course from me. 3 mesi dopo è venuta Lady Gaga che mi ha chiesto se le potevo insegnare il metodo Abramovich e se poteva seguire il corso con me. I asked her to be 4 days without food and talking. She had to give up her 35 computers and lock by me. No watch, no telephone. E gliel'ho chiesto per 4 giorni di non mangiare e di non parlare e gli ho chiesto di mettere via tutti i suoi 30 e passa computer dentro un armadietto insieme a cellulari e tutto il resto. She was a great student. She did absolutely everything I've been asked and been very, very precise. È stata una grande allieva, ha fatto tutto quello che le è stato chiesto in maniera molto, molto precisa. We made a small video for the her followers about this experience, and this very big number of her followers actually start being my public. E abbiamo fatto insieme un piccolo video sulla sua esperienza per i suoi follower, e a questo punto i suoi follower sono diventati anche il mio pubblico. Especially it was a great gratification had from her parents because she didn't take drugs anymore and they had the Italian restaurant that told me I can eat there the rest of my life. Inoltre ho avuto la grandissima gratificazione di parlare con i suoi genitori che erano molto contenti perché appunto non prendeva più niente di niente, droghe né nulla, e hanno un ristorante italiano e mi hanno detto che sono invitata da loro per il resto della mia vita. So then it was really important because she's such a huge idol to these very young kids. So if she do this, you know, with me, she actually reflects on the kids too. So I was thinking this is one way how I can influence, you know, through the
very young generation of art of the public, the Abramovich method, for the really, you know, using that method for the good. E lei è davvero un idolo per tantissimi giovani e con quello che fa l'influenza, e quindi questo mi ha spinto a pensare che quello che facevo io poteva essere uno strumento per avere un'influenza positiva sui giovani, proprio grazie al metodo che ho sviluppato. I invent Abramovich method after many many years of being in so many different places in the world. Living with Aborigines Central Australia for 1 year, working with the shamans from Brazil, working with the Tibetan monasteries and Buddhism for more than 25 years. Il metodo Abramovich l'ho sviluppato grazie all'esperienza che ho accumulato negli anni, spostandomi e viaggiando in varie zone del mondo. Ho passato un anno con gli aborigeni nel deserto dell'Australia centrale, sono stata in Brasile, sono stata nei monasteri tibetani e mi interesso al buddismo e tutto da più di 25 anni. You know, in our culture, our technology really robs us from our own time and concentration with ourselves. Nella cultura attuale la tecnologia ci deruba veramente del nostro tempo e ci impedisce di concentrarci anche su noi stessi. We are not using telepathy, but you're using cellular phone. Telepathy is cheaper. Non usiamo la telepatia, ma i cellulari, ma la telepatia costa meno cara. So, I really wanted to go back to simplicity, and the method is about simplicity and it's about really concentration on your own spirit, how to lift human spirit today. Quindi sono voluta tornare alla semplicità, è una semplicità che si basa proprio sulla concentrazione, sul concentrarsi sul proprio spirito, e l'idea del metodo è quello di elevare lo spirito umano. Here in the museum in Palazzo Strozzi you have a very very long table with a huge quantity of rice and lentils, and it's very simple constructions. You have the lockers, you put your telephone, watch and computer in the locker, you take the headphones who completely block your sound, and you take one handful of rice and lentils together, and you have to divide them one by one and then count each part. If you really truly do this exercise, it will take you 6 hours. A Palazzo Strozzi c'è, vedrete un lungo tavolo dove ci sono delle lenticchie e del riso. Ci sono degli armadietti dove bisogna lasciare telefoni, iPad, computer, e ci sono delle cuffie che sono insonorizzanti, che quindi bloccano il suono. Basta prendere una grossa manciata di riso e lenticchie, mettersi lì e poi dividerli, riso e lenticchie, e poi contarli granello per granello. Se è fatto seriamente, questo esercizio dura 6 ore. Through this Abramovich method, you can exercise everything you can possibly imagine. In the beginning, you're interested, you know, our concentration is like 30 seconds or 3 minutes, as much as advertising Coca-Cola on television. And then you start to get bored and you start angry and say, she's crazy, this woman, why I'm doing this? And then the mind starts doubting. And then you really give up very soon. La cosa importante nel metodo è proprio lavorare su questo, perché all'inizio c'è un certo interesse e un po' di concentrazione, ma sappiamo che la nostra concentrazione ai giorni d'oggi dura al massimo 3 minuti, lo spazio della pubblicità di una Coca-Cola. Ma continuando a fare questo esercizio, uno comincia a chiedersi, ma cosa vuole questa da me? È veramente matta, perché dovrei fare una cosa del genere? But if you go through the whole process and you really find contact with your real willpower and determination that you do it no matter what and no matter how long it takes, you really succeeded. You also can succeed in your life too. If you can't count the life rice, you can't make your life either. Ma se uno accetta tutto il processo e lo porta avanti, se decide di entrare scusate, davvero in contatto con la sua forza di volontà e si dice no, sono qui e lo faccio, allora questo vi porta davvero a un livello diverso. E se riuscite a fare questo, riuscite anche nella vostra vita. Dico sempre che se chi non sa contare le lenticchie non sa neanche vivere. Bene. Oltre. You know,
I look really dolce, but I'm hardcore. Sembro davvero dolce, ma sono bella tosta. Sì, senza dubbio. Oltre a Lady Gaga e tanti altri performer che hanno sperimentato questa tua dura dolcezza, ci sono stati anche i ragazzi, i performer che stanno lavorando oggi a Palazzo Strozzi, se volete mettere una foto per piacere, che sono appunto, stanno adesso riperformando, alcuni sono qua in sala, altri stanno lavorando a Palazzo Strozzi, riperformando, rimettendo in scena le tue performance. Una cosa straordinaria che rende la nostra mostra speciale, mutevole, giorno dopo giorno e ora dopo ora. Ci tengo veramente a fare un grande applauso a tutti questi ragazzi che hanno voluto venire a rendere la nostra mostra speciale. Poi se sono sopravvissuti a tutte queste torture, anche loro sono piuttosto hardcore, direi. Bene, non abbiamo bisogno di rimetterla quella foto, ma abbiamo, insomma, non importa. Si tratta di immagini di nudità che ancora oggi creano, non so, una sorta di pruderie in Italia, ma non soltanto in Italia. Alcune di queste immagini sui social media vengono censurate. Può succedere abbastanza spesso. Il Vaticano è vicinissimo qui. Com'è? Il Vaticano è vicinissimo. Il Vaticano è vicinissimo. E già oltre 40 anni fa, quando hai performato in Ponderabiglia a Bologna, ti ricordi, venne la polizia ad interrompere la tua performance. Come ti senti ancora essere, dopo 40 anni, così, vittima, diciamo così, o provocare queste censure, queste reazioni così forti? But you know, it's so interesting how you always have to have a big picture, not small picture. It's not about now. If you look in history, like really have big picture, things are not changing much. La cosa interessante, secondo me, è che bisogna avere una certa distanza, un quadro più ampio. Non è una questione che succede solo ora. Basta pensare alla storia. I love this long old story about the Michelangelo and Leonardo, as we are here now in Italy. E mi piace la storia, che visto che siamo qui in Italia, proprio di Michelangelo e Leonardo. If you read his biography, all what he was complaining to the popes, to the cardinals, to the Medici, that he doesn't have enough money to buy the marble is wrong, the marble came from Carrara broken, that he can't do his work, and so on. He was complaining constantly about money. That was all what he was doing. E sappiamo che Michelangelo, se si legge la sua biografia, tutto il tempo non faceva che lamentarsi col Papa, coi cardinali, che non aveva mai abbastanza soldi per fare venire il marmo migliore, che quando arrivava il marmo era rotto e così via di seguito. He was so jealous of Michelangelo, who had the better clothes and used even perfume, and he was rich. So this was Leonardo? No, this was Michelangelo, jealous of Leonardo. Yeah. E Michelangelo in realtà era geloso di Leonardo. So, I can see myself more like a Michelangelo. Performance artist was always, they never had the money, it was very complicated to do the work because it's so difficult and so, so immaterial. E io mi sento un po' in questo senso come Michelangelo, perché l'arte performativa, così nell'animo, mi sento come lui, perché non c'erano mai soldi per le performance, era sempre complicato cercare di organizzarsi, perché arte immateriale. E Leonardo, more like Jeff Koons, Damien Hirst, always have money. E invece Leonardo sono, appunto, mi fanno pensare a Jeff Koons, Damien Hirst, loro sì che ce l'hanno i soldi. But it's really important to have an idea and to, execute the idea without compromise. Ma la cosa importante è avere un'idea e portarla avanti senza compromessi. And most ideas were avant-garde and have a really something very strong in them. There's censorship by the public or by the society you live in, and takes sometimes much more many years. Like example of so many artists will be recognized 100 years after they die.
Ma quando si hanno delle idee così per creare, spesso sono idee di avanguardia e queste idee sono sempre soggette alla censura, che sia del pubblico, della società nel suo insieme. Non a caso molti artisti hanno raggiunto una fama e sono stati accettati dopo la morte. In 1977 in Bologna, in the Museum of Modern Art, we made this piece called Impoderabilia, that two artists, rebuild the door of the museum to be smaller, and Ulla and me standing on the door, and the public have to pass. We are naked, and you have to turn my side or his side in order to cross into the enter the museum. Nel 77 a Bologna abbiamo, alla Galleria d'Arte Moderna, abbiamo messo in scena una performance con Ulay che si chiamava Imponderabilia, e noi abbiamo ristretto lo spazio della porta d'accesso alla galleria con i nostri corpi, eravamo nudi, e il pubblico per entrare doveva passare in mezzo e scegliere quindi da che lato girarsi. An idea of this piece was that actually if it's no artist there will not be museums. Because if there are no artists, there's nothing to show in the museums. So why we can't be the door of the museum? E l'idea era che senza artisti non ci sono musei, perché senza artisti non c'è niente da mostrare nei musei. E per questo l'idea era che l'artista diventasse la porta del museo. And as performance work is life work and have to be executed in the real time and space, that was the idea. It was shocking in that time. And I can't believe this is still shocking in how in the 21st century times are changing very slow. Era una performance, come sappiamo la performance è un lavoro che implica la vita, che si svolge in un momento e in uno spazio determinati, ed allora è risultata veramente scioccante. La cosa incredibile è che lo è ancora adesso nel nostro secolo, e si vede che il tempo passa piano. But we're supposed to be in the door of the museum 6 hours continuously. After 3 hours came the police. First they all cross facing me, and then they ask for the passports. I mean, we are naked, how we can have passports? Dovevamo restare così sulla porta per 6 ore, ma dopo 3 ore è arrivata la polizia. Prima di tutto, tutti i poliziotti hanno attraversato guardando dalla parte mia, e dopo hanno chiesto i passaporti, se non che come si fa ad avere un passaporto essendo nudi? But the story is even more funny. So in those days, you know, there was the first time that actually performance art is going to be paid, something like, I don't know, in euro would be maybe 70 euro today. So all of us, international artists and like me, we was looking for that payment. E la cosa ancora più divertente è che proprio in quei periodi i performance artists cominciavano a essere pagati, non molto, potremmo dire l'equivalente ai 70 euro attuali, e quindi tutti aspettavano il momento in cui finalmente venivano pagati. And then of course the first day nipotino non c'è di chiave, secondo c'è sciopero, the terzo giorno la ragazza di cassa è malata, e mai non da soldi non vediamo. Ma io e Ulay siamo disperati perché viveva a macchina, che adesso anche a Strozzi Museo, a Combi, e non abbiamo niente, ne abbiamo ancora di gasolina di parte di questo posto. Per noi questo soldi è tutto. E 10 minuti prima di performance ancora non abbiamo soldi. E io so, sì, facciamo performance dopo, they say the check is in the post, e non arriva mai. So lui, Ulay, completamente nudo, è abbastanza grande, va, prende l'ascensore al terzo piano e viene a ufficio e apre la porta. E la ragazza di cassa guarda completamente in shock e gli dite: dove i miei soldi? Ma 10 minuti prima del performance pubblica già fuori del museo tutto. Lei c'è chiave sempre in desk, come da me, siede lì e prende chiave e dà questi soldi. E adesso 70 euro, e c'è moltissimo soldi perché sono piccole carte, inflazione in Italia, c'è veramente un parcheggio così. E lui guarda dove facciamo questi soldi, è nudo, prende di spazzatura, come si chiama spazzatura? The rubbish can.
il cestino della spazzatura? Sì, prende un po' di plastica e con un piccolo rubber, con un elastico? Una elastica, ma tutto così, va al toilette di pubblico e mette su, dentro di acqua. E adesso lui fa performance con una, come si chiama, preoccupazione del suo, suo visaggio, ma io non so perché. E lui è sempre incazzato perché pensi se i soldi vanno al toilette o no. E dopo la performance siamo soli che siamo pagati. Queste sono le belle memorie, perché in Italia sempre si mangia bene. Bene, beh, stiamo in Italia allora, ancora continuando con il problema della censura, censura di tutt'altro genere, così, di cui sei stata protagonista ad agosto, l'estate scorsa, no? relativamente a questo manifesto che hai realizzato. Che dire, Marina, forse hanno detto già tutto loro. Te l'aspettavi questa reazione al tuo manifesto, questo motto piuttosto generale, oggi molto attuale, che siamo tutti sulla stessa barca? I was really deep. First, I'm proud of the poster. Second, I was deeply actually touched that one work of art can have such an effect. Sono orgogliosa, devo dire, di questo manifesto per prima cosa, e poi mi ha molto toccato il fatto che un'opera d'arte possa avere questo effetto. First of all, I don't believe that art can change the world, but I definitely believe that can open the consciousness to see the world in different way. Non credo che l'arte... Non credo che l'arte possa cambiare il mondo, ma credo che possa aprire la coscienza per vedere il mondo in modo diverso. I think the Italian politics, they forgot that once Italians was immigrants everywhere in the world. Credo che i politici italiani si siano scordati che un tempo gli italiani sono emigrati in tutto il mondo. And I also think that, again, talking about big picture, I'm always so focused on big picture. And you know, I love this to go in. There is the Museum of National History in New York, and they have this huge observatorium for the children to go to see black holes, dark matter, and Milky Way. You know, the reproduce in the big the planetarium. E penso che bisogna sempre avere un po' una visione d'insieme. Mi piace il Museo di Storia Naturale che c'è a New York, dove c'è un planetario dove possono andare i ragazzi a vedere le costellazioni, la Via Lattea. So I go there with the children, lie down, and this whole sky open, and there is a Milky Way, and then you see millions of stars, and then you hear like a voice like George Clooney or somebody like this. And they say to you, they're pointing with laser, tiny, tiny little dot star, little blue little dot, not even in the Milky Way, but in a kind of, let's say, Calabria, the outskirts of the Milky Way, like province of Milky Way, very far. And then the George Clooney voice say, and this is a planet Earth. Allora, al planetario, dove vanno appunto i ragazzi, si vede questo immenso cielo stellato con milioni e milioni di stelle, e la Terra è appunto un puntino piccolo e blu che non è neanche al centro della Via Lattea, è proprio ai margini. E si sente poi questa voce profonda, tipo George Clooney, che dice: e questo è il pianeta Terra. So, I always try to imagine that, and we all have to imagine the same thing,
that we are little blue planet lost in a big empty space. And of course we are all in the same boat. E penso che dobbiamo tenere tutti a mente questa immagine, l'immagine di un piccolissimo pianeta blu che è perso nell'immensità dello spazio. Per questo siamo tutti nella stessa barca. Bene, quindi dopo 50 anni di carriera riesce ancora a essere controversa, la tua arte riesce ancora a essere politica, ma non soltanto in questo modo di rottura, in altre tue operazioni, opere, hai lavorato su un concetto più sociale, allargando l'esperienza a tante persone. Mi riferisco in particolare a un'opera recente come Aswan, nella quale molte persone così ti sono accorse per una sorta di esercizio. Maria, vuoi dirci qualcosa di questo? Non abbiamo fatto molte prove perché per quanto riguarda questo talk è ancora nell'improvvisazione della performance più che nel teatro, ecco. You know, for me my work is not about, you know, being an artist and having very elite art community around me. I think for me the work went out of this art community in much kind of larger sphere. Per me come artista quello che è importante nel mio lavoro non è rivolgermi a un pubblico d'elite interessato all'arte, ma veramente raggiungere più persone. I think the art have to be democratic, have to reach everybody and any generation, race and belonging, and really even the people who never been in the museum, still I want to reach them. L'arte secondo me deve essere democratica e deve poter raggiungere tutti, indipendentemente dall'età, dalla razza, anche le persone che mai sono state nei musei. Io vorrei entrare in contatto con loro. My work is deeply emotional. I'm not an artist that you have to read the text and read the theory before you see what that means. Il mio lavoro è profondamente emotivo, non sono uno di quegli artisti sui quali bisogna documentarsi leggendo e leggendo prima di vedere il lavoro. I have the one friend of mine Italian, the American critic, he said, I hate your work because you always make me cry. E ho un amico, un critico americano che mi dice sempre, il tuo lavoro lo odio perché mi fa sempre piangere. To me the work have to hit you in the stomach, you have to have feeling, you have to really touch your heart. E secondo me il mio lavoro deve colpirvi nello stomaco, deve suscitare delle sensazioni, deve colpirvi forte. But it's not just important that I'm performing in the front of you. For me right now in my work is that public become my work, public become my instrument to actually reach that point of understanding. Ma la cosa importante adesso per me non è più fare una performance davanti a voi, ma fare in modo che il pubblico sia la mia opera, il pubblico sia lo strumento per raggiungere un diverso livello di comprensione. I think public is sick and tired to look at something. Public have to feel something. They have to have own personal experience. Il pubblico è stanco di guardare le cose. Il pubblico vuole sentire e avere la sua esperienza di quello che vede. So in Greece, which was a full of economical crisis, refugees, very difficult demonstrations on the streets daily, I invite people from social media to come as at the front of the, in the front of the Benaki Museum, just to come and to meet me. E sono andata in Grecia in un momento di piena crisi economica, con il problema dei rifugiati, con le dimostrazioni, manifestazioni organizzate quotidianamente. E tramite i social media ho invitato la gente a venire davanti al Museo Benaki per incontrarmi. Appear 3,000 people without knowing what's going to happen. E sono arrivate 3,000 persone senza sapere cosa sarebbe successo. And all what I've been doing, I've been talking to them about love. E l'unica cosa che gli ho fatto è stato parlargli d'amore. But not the love that to your friend, to your husband, to your child, to, you know, the people you know, but the unconditional love to human being. Ma
Ma non l'amore per i propri amici, per il partner, i figli, le persone che si conoscono. Piuttosto gli ho parlato di un amore incondizionato verso ogni essere umano. And this is something that we forget. This is something what I call big picture, that we all in the same boat and all here in the same space. Ed è questo che tendiamo a dimenticare questa visione più ampia, il fatto che siamo tutti nella stessa barca. So what I ask them, and I'm going to ask you too, in the same thing. Let's do this simple experiment. If you will just take your hand and put it on the shoulder of your neighbor, never mind if you know him or not, and close your eyes, and let's be in silence 3 minutes like this. Quindi just to feel energy of each other, and just send love. Vi chiedo solo di mettere la mano sulla spalla della persona che avete vicino e di chiudere gli occhi per 3 minuti e di sentire l'energia. And we're going to do. You know what? Standing up is even better. Let's stand up, all of us. Sì, sì, yeah. Sì, meglio. Stiamo in piedi. C'è qualcuno che conosce il metodo molto bene. Stand up. Thank you, Giuliana. Okay. So you have to put the hand on my hand. Close your eyes and we start. Chiudete gli occhi e iniziamo. Thank you. Bene, grazie Marina. Beh, direi che forse a questo punto, dopo questa performance che ci ha, questo esercizio, scusate, che ci ha, dovrebbe aver trasmesso amore. Chiederei al pubblico se qualcuno ha voglia di fare una domanda, poche domande. Prego, preparate i microfoni, dovrebbero essere già pronti. Io non vedo niente, quindi ah, se è un signore con la mano alzata, ok? Bene?
Chi è pronto parli. Okay, in meantime I tell you a story. Intanto vi racconto una storia. His Holiness Dalai Lama was doing big conference in a book fair in Frankfurt. Dalai Lama, Sua Santità, stava facendo una conferenza alla Fiera del Libro di Francoforte. And there came the first question from the German philosopher. He stand up and make question of 45 minutes. La prima domanda l'ha fatta un filosofo tedesco, si è alzato e è andato avanti per 45 minuti. Would he say how smart he is, how intelligent he is, all different quotes from different philosophers. It was a very long, long monologue. Proprio a dimostrazione di quanto intelligente fosse, citando filosofi su filosofi, eccetera. His Holiness looked at him and he said, sorry, I didn't understand the question, can you ask again? Dalai Lama l'ha guardato e ha detto, scusa, non ho capito la domanda, la potresti rifare? So, ask me simple, clear questions. Quindi, per favore, domande chiare e semplici. Prego. Can I start? Certo. I do it in English, or? Sì. No, forse è meglio in italiano. Forse è meglio in italiano, più o meno. No, mi ha sorpreso quando ha detto di essere sorpresa che la prima opera all'entrata di Palazzo Strozzi destasse ancora emozione e nel passare tra le due persone. E lo attribuisce, mi sembra che l'ha attribuito al fatto che nel XXI secolo non siamo preparati a questo tipo di inibizione. Ecco, volevo che elaborasse un po' su questo elemento, perché invece a me l'idea era che quella è la caratteristica di un'opera d'arte, che alla fine va al di là dei secoli e decenni, perché crea un'emozione particolare passare tra un uomo e una donna nudi, crea un'emozione forse anche tra 100 anni. Per cui, perché si sorprende che ci sia questo elemento di vibrazione quando si passa tra un uomo e una donna nudi? It's not really that I'm surprised, I'm more amused. Non sono tanto più che sorpresa, sono divertita. You know, things are changing slowly and things are like this. But at the same time, you know, you have to understand the difficulty of being performance artist, which is the most difficult the form of art you can actually choose as your tool to express the ideas. Perché le cose cambiano, ma molto molto piano, e bisogna anche capire quanto è difficile scegliere di essere un artista performativo, perché è uno strumento estremamente difficile per esprimere le proprie idee. We are used to paintings, you are used to put a nail in the wall and hang the painting and you have it there forever. Siamo abituati alla pittura, a prendere un quadro, appenderlo alla parete e tenerlo lì per sempre. You're not using something which is there and then is not there anymore, and only what you're left is a memory. Ma non siamo più abituati a un qualcosa che c'è in quel momento e poi non c'è più, e l'unica cosa che te ne rimane è il ricordo. But sometimes when you see really, really good performance can be transformative force to the public as well as a performer. Ma quando invece una performance è davvero molto buona, allora può essere veramente trasformativa sia per il pubblico che per l'artista. So does the matter actually is surprising moment or not, or you know, people are not used to this form of art. It's really important to continue and to do as best as an artist can. Quindi la cosa importante non è quanto uno possa essere sorpreso da questo o da quello, ma è continuare a fare quello che fa un artista e cercare di farlo nel miglior modo possibile. For me, my motto has always been the same. If you say no to me, it's just the beginning. Per me il mio motto è sempre stato lo stesso. Se qualcuno mi dice no, per me è solo l'inizio.
Who is the youngest person in this audience and what age, please? Chi è il più giovane in questo pubblico e che età? Chi ha almeno 18 anni? Wow, there, this one. How old are you? Quanti anni? 17? 17. 7 o 17? 17. E nessuno 12? Sono dispiaciuto. I'm dispiaciuto. Yeah, there's a, 12? There's a child. 11, 11. Ok, welcome to this lecture. Benvenuta a questa presentazione. Record 10. 10, questo è più giovane, ecco. Di più. Ok. Fantastico. Allora, domande? Can I? Ecco, ask? Prego. Your art is so. Più vecchio. Fermo un attimo, voglio sapere chi è più vecchio. Scusa, più vecchio, chi è più vecchio? Io penso, più vecchio sono io penso. È più vecchio di me? Qua, eh? A few months, the più, oh, bene. Okay. Prego. Okay. Your art is so emotional, and I've been to Palazzo Strozzi and I was just like crying in front of videos and other things. And I was asking to myself, how can you control your emotion? Just when you look into the eyes of the people or you do such strong experiences for me. La domanda è sulla forza emotiva del lavoro di Marina Abramovic, è stata a Palazzo Strozzi e sta chiedendo come fai a controllare le tue emozioni quando guardi le persone dritte negli occhi. But I'm not holding my emotions. If I see suffering and pain and loneliness, I cry too. I don't hold emotions. I think the holding emotions, it's not good. I think that so many people are afraid to actually show emotions. When you don't show emotions, like, you're not living life. You have to love, and you love, you have to suffer. In realtà le emozioni non le controllo io, quando vedo davanti a me sofferenza o dolore reagisco, non fa bene controllare le emozioni né fa bene evitare di farle vedere. E senza amore, senza sofferenza, senza sentire, far vedere queste cose non si vive. Ciao Marina, volevo fare una domanda relativa al fatto che nelle tue performance il tempo è molto dilatato, si passa da ore, giorni, fino a mesi. Che relazione hai con il tempo? It's really good, una domanda molto profonda. I'm really happy with this question. So, for me, you know, I discover long duration as the very important, actually, part of performance art, as the most important. Questa domanda sul tempo è appunto molto interessante. Ho scoperto che la durata nelle performance è l'aspetto più importante. You know, it's one thing if you do performance half an hour, 1 hour, even 5 hours or six, but it's very different if you do performance 1 month, 2 months, 3 months. When you do that long, it's a life itself. Perché c'è una differenza tra fare una performance che sia di mezz'ora, 2 ore, 6 ore e rispetto a farne una che duri 1, 2 o 3 mesi. A quel punto la performance diventa vita. If you do shorter performance, you still can pretend, you can still act even if you don't want, and you still have self-conscious. But when it's long time, all this fall down like a old clothes, and only the essence come out. Quando fai delle performance che sono più brevi puoi continuare a fingere o a recitare anche se non lo vuoi e sei molto consapevole di te, mentre poi se si fanno delle performance più a lungo che durano nel tempo è come liberarsi di tutti questi vecchi abiti e arrivare all'essenza. The most important performance is to be in the present time, not to be in the past and not to be in the future, in your mind. La performance più importante consiste nello stare nel presente, né nel passato né nel futuro con la propria mente. Public feel everything. Public feel the fear, insecurity, and the feel when your mind is not there in the space.
Il pubblico sente tutto, sente la paura, l'insicurezza e sente anche quando la tua mente non è lì in quello spazio. You can perform in the front of the public and you're in your mind in Hong Kong or whatever. You're not there. Puoi fare una performance davanti a un pubblico e con la testa stare a Hong Kong, cioè non esserci. You have to bring the public in the space here and now. And to do that, you have to be in a space here and now. Bisogna portare il pubblico nello spazio del qui e dell'ora, e per fare questo bisogna esserci in quello spazio. The one thing that I discover that in present time don't exist. E una cosa che ho scoperto è che nel presente il tempo non esiste. The time exists thinking about past for something happened, what's going to happen in the future. In the presence is timeless. Il tempo c'è quando si pensa a qualcosa che è successo nel passato o che succederà nel futuro, ma il presente è atemporale. And if you succeed to take the public in that present time while you're performing, you both are in this timeless space, then something very transformative is going to happen. And it's a kind of energy dialogue that you will never forget. E se si riesce a portare il pubblico in quel momento presente, si può avere un'esperienza che è estremamente trasformativa, è un dialogo di energia che non si dimentica più. I think the one most important actually aim of good artwork is to lift human spirit, not to put human spirit down, but to lift its human spirit. That's the most human thing an artist can do. Credo che l'obiettivo della buona arte sia quella di elevare lo spirito umano, non di degradarlo, di abbassarlo. È la cosa più umana che può fare un artista. Si è fatta una certa, stavo dicendo a Maria, perché qua dopo hanno un'opera, quindi insomma sono... Dobbiamo liberare la sala, però Maria vuole ancora una domanda, prego. Ok, grazie. Io sono un po' emozionato, spero di riuscire a costruire il concetto. Leggendo la sua autobiografia, l'elemento che mi ha più interessato è stato quello del dolore fisico, la frase che ritorna del momento in cui si pensa di non poter più sopportare il dolore e quando poi il dolore diventa sopportabile in assoluto, penso alle performance più statiche. Questa cosa della sopportazione del dolore fisico c'è già nella persona oppure una cosa che sicuramente si può far evolvere ma che si può anche far nascere se non c'è di per sé una sopportazione del dolore? Grazie. I really think that we all have this capacity but we are afraid to confront it. Penso che tutti abbiamo questa capacità, ma abbiamo paura di confrontarci con essa. The human being is afraid of three things mainly: suffering, pain and mortality. Perché l'essere umano essenzialmente ha paura di tre cose: della sofferenza, del dolore e della morte. And you know, all the great work of arts are dealing with this subject: literature, cinema, everything is dealing with this subject. E tutte le grandi opere d'arte, in qualsiasi ambito, che sia letteratura o cinema, si occupano proprio di questi temi. But my tool is performance, my tool is a live performance, so I'm staging these difficulties in the front of audience and I am going through these difficulties. And if I have energy and power to go through, you are my mirror, you can do too. Però il mio strumento è la performance, che per me è appunto vita, e se io sono in grado di passare attraverso tutte queste difficoltà davanti a un pubblico, riesco in questo modo a rispecchiarlo, e a quel punto è in grado anche il pubblico di farlo. The human being has so much power that actually doesn't use at all. You know, so much things that we have to learn. But you know, it's nothing wrong with technology, it's everything wrong how we use technology who completely make us invalids and cut our abilities to have this energy developed. In realtà come esseri umani abbiamo tutti questo potere, il problema è che non lo utilizziamo e non c'è niente di male nella tecnologia, quello che c'è di male è il modo in cui la utilizziamo, perché il modo in cui la utilizziamo riduce le nostre capacità di utilizzare questa energia. So now, you know, after this is a real opera here, they're going to throw us out. So I'm going to like just finish with something light, little performance joke,
Is anybody okay with that? Allora, visto che dobbiamo lasciare spazio all'opera, vorrei finire con qualcosa di leggero, una barzelletta. So, how many performance, as only one I know, anyway. So, how many performance artists you need to fix light bulb on the ceiling? Quanti artisti performativi ci sono voluti per cambiare la lampadina sul soffitto? So the answer is. E la risposta è? I don't know. I was there only 6 hours. Non lo so, io ci sono rimasta solo 6 ore. Thank you. Grazie, grazie Marina, grazie a tutti. Ci vediamo a Marina Abramovic De Klinera a Palazzo Strozzi. Grazie. Thank you.